adesso quest'anno la conferenza non la tengo io, ma la tiene il Gori, che è esperto di videogiochi. Sì. Io mi limito a premere il pulsante, slide dopo slide, e cercherò di starti dietro, ok? Grazie a tutti. Allora, quest'anno non so perché, ma diciamo, sono impazziti tutti, hanno scelto me per fare da relatore. Di solito quando faccio le conferenze io alle serate sono particolarmente lunghe, come ben sappiamo, chi ci partecipa, sono un po' delle prove di resistenza. Oggi no, oggi sarà una cosa molto rapida, veloce, visto che io non sono né un tecnico né un programmatore, sarà anche molto leggerina, quindi tranquilli, non vi annoierete, spero. Se vi annoiate ditelo, non è un problema. Allora, parliamo della Luna. Come ben sapete, insomma, la Luna è un argomento che affascina l'uomo da anni e anni e anni. Per Giacomo Leopardi è una presenza misteriosa, enigmatica, che rispecchia il cammino dell'uomo, nonostante procuri lui comunque anche una certa angoscia. Per Kierkegaard invece la Luna è la coscienza della Terra. Per Pink Floyd, il Dark Side of the Moon, la Luna è una metafora dell'alienazione dell'uomo nella società moderna. Per i complottisti la conquista della Luna ovviamente è finita, quindi a tutt'oggi non siamo mai andati sulla Luna, comunque siamo andati dopo, e all'epoca fu messo in scena da Kubrick, dato che loro gli avevano gentilmente prestato tutto il materiale tecnico per il 2001 Odissea nello spazio. Ma oggi in realtà noi non siamo qui per parlarvi di questo, perché insomma non ci sembra la cosa giusta, insomma, non ci sembra il luogo giusto. Siamo qui per parlarvi di una persona che veramente ha fatto la storia dell'uomo e della Luna, ovvero Jim Storer. Quindi niente poeti, niente cantanti, niente filosofi e niente registi o cineasti, come volete. Parliamo di Jim Storer. Tutti sapete chi è, vero? Io lo so. Te zitto, perché l'ha fatta qui la conferenza. Quindi chi è Jim Storer? Ma chi è? Chi è questo Jim Storer? Se vai avanti, guarda. Avanti. Aspettavo. Jim Storer è un giovane 17enne del 1969, studente della Lexington High School. Tra il primo e il secondo atterraggio lunare gli viene in mente di usare il costosissimo PDP-8, Paperoni 8, praticamente per fare qualcosa. Con questo PDP-8, effettivamente è un paperone di paperone, perché costava ben $16,000 nel 69, quindi insomma sono un po' di più di addirittura di oggi. Questo sistema aveva 8 telescriventi, un piccolo hard disk, 12K di memoria RAM, cui 8 venivano usati dal sistema e 4 dai programmatori, che per l'epoca era molto avanzato, costava diverse migliaia. Questa persona, questo Jim Storer, fece un videogioco, ovvero fece Lunar Lander. Fu scritto in linguaggio Focal, lo potete vedere. Il computer di bordo non funziona perché è stato fatto dalla Xerox. Di conseguenza devi fare atterrare la capsula praticamente manualmente sulla Luna. Il Lunar Lander praticamente che cos'è? In realtà non c'era grafica, non c'era niente. In realtà era una simulazione testuale a turni, ma è una cosa epocale se ci si pensa, perché questo è effettivamente uno dei primi videogiochi della storia. Siamo nel 1969, c'è già stato qualcosa che ho fatto. Ah, c'è il laser, ok, perfetto, molto bene. Sì, ok, funziona. Lui era all'epoca, come dicevo, 17enne, dopodiché fu più volte rivisto finché nel 73 gli fu aggiunta la componente grafica, come potete vedere. Qui c'è usato anche come demo per dimostrare le capacità del DEC GT40. Potete vedere qui una penna ottica, appunto, che qui sopra, potete vedere l'utilizzo, ma erano strumentazioni comunque che erano professionali, quindi costavano quantità di soldi incredibili. Per giocare invece a Lunar Lander, come qualcuno di noi lo conosce in moderno, bisogna aspettare Atari, che nel 79 praticamente utilizza una scheda con capacità di grafica vettoriale e lo porta in sala giochi, e da lì il successo sarà poi planetario. Quindi finalmente, dopo 10 anni dal primo allunaggio, chiunque aveva una monetina da spendere poteva riprovare le stesse emozioni di Armstrong e Soshi. Lunar Lander fu un successo ovviamente immediato, di conseguenza lo vedemmo
in tanti modi, diciamo, riproposto in mille modi diversi anche sugli home computer, come potete vedere, con nomi alternativi, visto che all'epoca il discorso del copyright sui videogiochi era molto fumoso. Qui vediamo Jupiter Lander per il VIC-20, il Commodore 64, qui vediamo l'Apollo 11 per lo Spectrum e Tranquility Base per l'Apple 2. Sono più o meno lo stesso gioco, riprogrammato, comunque che segue sempre le stesse regole. Lunar Lander fu talmente un classico che anche nel 1990 fece la comparsa sul allora neonato Game Boy, quindi figuratevi un po', era già passati più di 10 anni, però ancora allora era ben considerato. Ecco. Per andare sulla Luna, adesso facciamo un piccolo passaggio parlando di un po' di giochi che sono ambientati su Luna, diciamo sulla Luna, o comunque che riguardano anche la Luna. Ovviamente non sono tutti, perché comunque ce n'è una marea, per cui quello che abbiamo saltato ce lo potete dire, ci potete infamare perché non l'abbiamo messo, è lo stesso, va bene. Comunque ce ne faremo una ragione, lo so, cose che capitano. Uno dei più complessi e particolari è Apollo 18, e questo magari. Allora, Apollo 18 simula una missione fittizia per la Luna nei primi anni 1980, praticamente a seguito dell'ultimo vero volo, che fu quello dell'Apollo 17, prima che la NASA annullasse il programma spaziale. È una simulazione molto complessa per Commodore 64 e MS-DOS. Qui potete vedere appunto tutta la strumentazione, è molto molto complessa. Io ci ho provato su Commodore 64 quando sono arreso, però effettivamente per gli appassionati di simulazioni belle complicate è interessante. L'espositore l'ha messo stamattina. Ecco, vedi, per esempio. Lapo Serafini, appunto, l'ha messo lì. Quindi, esatto, se qualcuno vuole tentare, prego, può andare di là nella sala 1 e ci prova. Se gli riesce, complimenti. Una volta atterrati sulla Luna, in tutti i modi possibili, con tutti i computer possibili, noi videogiocatori cosa ci abbiamo trovato? E qui inizia invece appunto tutta questa avventura dei videogiochi ambientati sulla Luna, di cui parliamo appunto adesso. Che ci abbiamo trovato? Che ci abbiamo trovato sulla Luna? Ah, ci abbiamo trovato i nazisti, perché ci sono i nazisti sulla Luna. Chi è appassionato di cinema magari ha visto Iron Sky, un film del 2012 dove i nazisti dalla Luna attaccano la Terra, eccetera eccetera. Ma i nazisti sulla Luna è una cosa molto, insomma, molto nota, un po' come i fascisti su Marte. Esatto, sul lato oscuro della Luna. In Rocket Ranger della CinemaWare, che sono gli stessi di Defender of the Crown e It Came from the Desert, appunto in Rocket Ranger i nazisti hanno una base nascosta proprio sulla Luna e da lì appunto attacca. Ce ne sono, però, diciamo, la base nazista sopra la Luna è soltanto l'inizio, poi in realtà ce ne sono molte molte altre, spesso anche molto, diciamo, ben scavate e ben costruite all'interno del suolo lunare. Questo qualcuno forse se lo ricorderà, è un certo, si parlava prima di paperoni, eccolo qua, DuckTales per il Nintendo, il NES, Nintendo Entertainment System, sì, facciamoli vedere. Questa è la struttura del livello ambientato in una base lunare, potete vedere, e questo è DuckTales. Per qualche strano motivo Paperone respirava benissimo sulla Luna, forse perché era un taccagno e quindi risparmiava ossigeno, per cui tranquillamente va sulla Luna camminando e saltando in testa col suo fedele bastone ai nemici. Un'altra avventura molto interessante è quella di Tenten on the Moon, il famoso personaggio di Hergé, praticamente, dei fumetti e delle serie d'animazione, nonché film di Steven Spielberg del 2011, appunto, ha una sua avventura proprio ambientata sulla Luna, che è uscita per tutta una serie di computer dell'epoca, tra cui tra l'altro la sfigatissima console Amstrad GX4000, che chi, insomma, gli appassionato di Amstrad conosce bene, uno dei più grandi buchi nell'acqua della storia delle console. Mi piace abbastanza, la console ce l'ho, sì, è una ossa terribile, sì, questo gioco no, però è molto raro, non ho soldi, mi spiace, non me lo posso permettere. Però prima di ritornare in superficie, parliamo di un personaggio per educande, quindi per bambini, simpatico, eccetera. Il buon vecchio Duke Nukem, proprio un personaggio che molti di noi conosceranno e che, diciamo, è proprio, insomma, viene usato per svezzare i bambini in tenera età. Quindi ecco qua
il nostro Duca, come possiamo vedere, qui appunto è nella sua ultima incarnazione, Duke Nukem Forever, che è un gioco molto controverso e che a molti non è particolarmente piaciuto. In realtà il Duca già nel 1991, nel suo primo gioco, che è appunto Duke Nukem per MS-DOS, aveva un livello apposito chiamato Moon Base, appunto, che è ambientato sulla Luna. Nel 2011 uscì un'espansione del controverso Duke Nukem Forever chiamato Il Dottore che dirò no, dove il buon Duke effettivamente, oltre a ammazzare delle repliche di se stesso cyborg, come potete vedere qui, va anche sulla Luna. Andate pure avanti. Ah sì, qui ci sono alcuni tratti caratteristici di Duke Nukem, se non lo conoscete. Sesso, mostri, droghe e rock and roll, sì, effettivamente. Con Duke Nukem, infatti, nel Dottore Milano si può andare proprio sulle maledette basi lunari, essenzialmente col nostro con Lunar esatto, sì, con Lunar Rover, grazie, non mi veniva la parola, e si può guidare appunto su mare fino a sconfiggere una delle varie regine degli alieni. Ovviamente, visto che il Forever non è stato un grande successo, l'espansione l'avranno giocata in poi, per cui siete scusati se non lo conoscete. Ora, riscoprite gli occhi dei bambini in sala. Torniamo un po' indietro, perché Duke Nukem è quasi, è moderno, nonostante sia del 2011 questo gioco qui, e parliamo di Moon Patrol, che è uno dei giochi più famosi ambientati sulla Luna. Qui potete vedere il cabinato della Williams, appunto, e col flyer, eccolo qua, qualcuno di voi se lo ricorderà, penso, da bambino, esatto, ed è un gioco essenzialmente difficile, ma molto molto bello, fatto, insomma, ben realizzato per l'epoca, con un ottimo scrolling, insomma, era veramente particolare. Tant'è che qui ne potete vedere diverse versioni, qui c'è quella per DOS, quella per Atari 2600, per il C16 e Plus 4 ovviamente, e addirittura per il Texas Instruments T99. Quella del 16 l'ha programmata Carlo Fiedo? Ne potrebbe fare una versione migliorata, secondo me. Può essere migliorata, assolutamente sì. Non è sì, esatto. Molte volte le basi lunari vengono distrutte dagli asteroidi, e quando non è possibile difenderle bisogna almeno salvare i civili. Questo succede in Lunar Rescue della Flight del 79, che fu un grande insuccesso, perché era essenzialmente un clone di Space Invaders, un po' più a tema. In realtà poi però fu convertito per molti a un computer degli anni 80 lo stesso, e devo dire che è anche divertente, nonostante. Se poi siete, diciamo, alcuni questi civili sono stati salvati in Lunar Rescue, potete ricostruire una nuova base lunare. Per far questo vi suggeriamo un videogioco chiamato Moon Base, è un clone di SimCity ambientato appunto sulla base lunare, e come potete vedere è della Nishibutsu o Nihibutsu, come volete, del 79, eccetera, ed è un clone spudorato appunto di Space Invaders misto a Guerre Stellari. Qui siamo ritornati dietro, cioè questo qui è, insomma, ci sono vari giochi con lo stesso nome, non ci fate caso, si fa confusione. Cioè, questo era Moon Base dove si sostituisce. Esatto, questo è un Moon Base dove si sostituisce, questo invece è Moon Base staccato, per cui non sono lo stesso gioco, non fate confusione. Io l'ho fatta, quindi non la fate anche voi, appunto, per cui questo è... esatto, perché altrimenti troviamo questo gioco molto interessante che si chiama Escape from Moon Base Alpha, che è un gioco in 3D, un'avventura tridimensionale per l'Acorn Electron, un computer che potete trovare nella sala accanto alla postazione di Sergio Massaccesi, per cui è un sistema veramente interessante, e questo effettivamente è tridimensionale, cosa che per l'epoca in cui è uscito non era affatto scontato, anzi proprio zero. Per cui è... Se non vi attaccano gli alieni, dovete stare attenti agli attacchi esterni. Laser Squad, questo qui, è un gioco strategico a turni basato sul controllo di una squadra di soldati futuristici a livello tattico, realizzato dalla Target Games, che poi diventò Mythos Games, per lo Spectrum, e che in seguito sarà la base per il buon vecchio XCOM Enemy Unknown per PC, uscito poi nel 94, e poi tutta la saga che prosegue ancora oggi, tra l'altro, per cui insomma parte molto da lontano. Passiamo alle avventure.
avventure RPG Final Fantasy 4 ha una, tutta la parte finale del gioco ambientata effettivamente sulla Luna. Qui potete vedere la versione rifatta, non è l'originale, e diciamo tutta la parte finale è ambientata sulla Luna ed è anche dannatamente complicata, se non mi ricordo male. E poi abbiamo invece, passando proprio alle avventure vere e proprie, il bellissimo To The Moon, realizzato con l'RPG Maker praticamente, che è praticamente un'avventura diciamo dalle caratteristiche molto limitate da un punto di vista sia grafico che appunto di libertà di movimento, è più una visual novel, però è un gioco che diciamo ha regalato emozioni veramente a quasi tutti quelli che l'hanno provato. Per cui, se non lo conoscete, vi consiglio di approfondire, è una storia molto toccante e piuttosto profonda, per cui se vi capita questo lo potete giocare, eccetera. Poi c'è la serie Lunar, che è una serie molto interessante, ambientata ovviamente come anche Final Fantasy in un'altra realtà, in un altro mondo, in un altro eccetera, dove però questa presenza della Luna è fondamentale, chiamata la stella d'argento, che orbita intorno appunto a un pianeta simile alla Terra, e questa stella insomma essenzialmente è stata infettata da un dio oscuro di nome Zophar. Questa è una saga di giochi di ruolo praticamente, che nasce sul Sega Mega CD, che è quella periferia che si attaccava al Mega Drive, e poi ha avuto comunque una sua lunga, appunto, un suo lungo sviluppo, appunto dal primo fino a, cioè, poi c'è stato un seguito per il Sega Mega CD. In Europa non si sono mai visti né nessun dei due, ma in America e Giappone sì. Poi c'è stato un capitolo per il Game Gear, uscito mi sembra solo in Giappone, e poi c'è stato il primo e il secondo rifatti sulla prima PlayStation e su Saturn, più un altro capitolo a parte sempre per il Saturn, si chiama Magic School Lunar, e poi sono stati rifatti sia per il Game Boy Advance, sono stati fatti altri due capitoli, uno per Game Boy Advance e per DS, e un remake chiamato Silver Star Harmony per la PSP, per cui è una saga comunque che ha goduto di una buona longevità, se vi capita è bella. Negli ultimi anni potete appunto fare una passeggiatina sulla Luna in Gran Turismo 6, grazie appunto al rover. Poi abbiamo alcuni livelli ambientati all'interno di miniere sulla Luna, anche in Descent. Qui abbiamo il primo Mass Effect del 2007, Portal 2, che potrebbe essere un colpo di scena. L'abbiamo rovinato, poi Kerbal Space Program, che è del 2011, e anche il Destiny 2, che è uno sparatutto appunto multiplayer, anche lì c'è un livello più ambientato sulla Luna. Io non lo so perché non ci ho mai giocato, per cui arriviamo anche a, esatto, ritorniamo ai nazisti dell'inizio, con Wolfenstein The New Order del 2014, e poi anche il Super Mario Odyssey del 2017 per gli appassionati di Nintendo. Ma la vera domanda che ci poniamo tutti è: ci sono gli zombie sulla Luna? La risposta è sì, grazie a Call of Duty Black Ops, che appunto la modalità zombie con una parte anche sulla Luna. Abbiamo anche Prey, chiaramente una parte che è ambientata appunto sulla Luna, chiamata un Crash. Ma fin qui appunto siamo andati avanti, però pur andando avanti ci sono ancora tantissimi programmatori che si danno da fare per far uscire giochi comunque sui nostri o computer o console storiche, per cui bisogna parlare anche di questi. Innanzitutto parliamo di Planet Golf di Antonio Savona, che è un gioco estremamente divertente, programmato nel 2017 sul Commodore 64. Non andiamo proprio a giocare sulla Luna, però c'è una bella presentazione al riguardo, ed è intanto ve lo consigliamo. Poi abbiamo Ad Lunam di Alessandro Grusso per lo Spectrum, se non mi ricordo male, giusto? Dio bene, sì, basta vedere un po' il tipo di colorazione della schermata. Una simulazione gestionale interamente basata su un menu. Lo scopo è inviare una missione con equipaggio sulla Luna e farla tornare sulla Terra senza incidenti entro il 1975. Si comincia appunto nel 1956. Il giocatore può scegliere di impegnarsi o per gli Stati Uniti o per l'URSS, e ha tre livelli di difficoltà. Nel corso del gioco dovrà indirizzare la ricerca, allocare le risorse e impostare le missioni, allenare i piloti,
essenzialmente fa il ruolo della NASA, essenzialmente, per eccetera. Questo gioco è un grusso, ce l'ha mandato, è ancora in sviluppo, deve essere perfezionato, però lo troverete online a breve. Sì. Come una persona gentilissima. Come tutti i giochi di Alessandro Crussu, gli appassionati di Spectrum lo conoscono, rilascia tutti i suoi giochi gratuitamente online, per cui se li volete potete scaricare, eccetera. Questo uscirà a breve, per cui è una bella. Anzi, è stato gentilissimo, ci ha dato piena disponibilità a passarci l'immagine e a spiegarci un po' com'era il gioco. Vogliamo terminare questa conferenza con Lunar Lander di Leonardo Miliani, ovvero che è laggiù. Che per l'occasione appunto ha realizzato un porting del gioco appunto Lunar Lander per il Commodore 16 che gira sul suo prototipo di computer che si è autocostruito, e non è un modo di dire, si è proprio fatto un computer completamente da solo, per cui potete anche vederlo, è l'LM80C Leonardo Miliani. Leonardo Miliani 80 Color, perché l'ha fatto pure a colore. Esatto. E di questo computer appunto Leonardo Miliani parlerà oggi pomeriggio alle 15:30 nella conferenza appunto che terrà qui. Per cui se siete interessati a capire come una persona nel 2019 si sia costruita un computer per conto suo, vi invito a seguirlo. Comunque insomma, dovete venire a vederlo solo perché è una cosa che a me è piaciuta. Lui tiene il suo computer sopra il frigorifero, cioè lui combatte giornalmente in famiglia per mandare avanti questo programma, tiene il computer lì, se lo vedete nella seconda sala, ed è tutta figa, è tutto un computer sfilacciato, una cosa meravigliosa. Insomma, anche solo per l'impegno bisogna vedere la seconda conferenza. Sì. Per cui la conferenza è terminata, quindi visto, è stata breve e indolore, quindi vi aspettiamo appunto alla riapertura. Ora non so che ore sono le... Che ore siamo? 3:30? Sì, no, ora che ore sono? Non... Ora a 1 appunto chiudiamo per la pausa pranzo e alle 2:30 riapriamo. Per una cui... pausa, no. Bravissimo, sono d'accordo.